Fratelli e sorelle, oggi parliamo di una storia che ha toccato i cuori di migliaia di persone. La vita straordinaria di Sammy Basso. Un giovane che, pur combattendo contro una malattia rara e implacabile, ha trasformato la sua esistenza in una testimonianza di fede, speranza e amore. Sammy non solo ha affrontato la progeria con coraggio, ma ha vissuto ogni istante come un dono di Dio, trasmettendo luce e forza a chiunque lo incontrasse. Dopo la sua morte, il desiderio di vedere riconosciuta la sua santità ha mosso il cuore di tantissime persone. È nata una petizione online che, in poche ore, ha raccolto più di 3.000 firme, tutte a sostegno della sua beatificazione. Questo movimento popolare dimostra quanto Sammy abbia lasciato un'impronta indelebile nelle vite di chi lo ha conosciuto, anche solo attraverso la sua testimonianza pubblica. In questi giorni è emerso il profilo spirituale di Sammy, che ha espresso una santità nella vita ordinaria assieme a una profondità interiore straordinaria, ha detto il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, durante un evento a Mestre. Non escludo la possibilità di aprire per lui, tra 5 anni, come prevede l'attuale procedura canonica, la causa di beatificazione. Queste parole sono un segno che la Chiesa stessa riconosce in Sammy qualcosa di speciale. Un'anima che ha saputo toccare il cielo pur rimanendo tra noi. Ma prima di chiederci cosa riserverà il futuro a questo cammino, ascoltiamo insieme le parole di Sammy. Il suo testamento spirituale, scritto con amore e umiltà, è il dono prezioso che ci ha lasciato. Carissimi, se state leggendo questo scritto, allora non sono più tra il mondo dei vivi, perlomeno non nel mondo dei vivi per come lo conosciamo. Scrivo questa lettera perché se c'è una cosa che mi ha sempre angosciato sono i funerali. Non che ci fosse qualcosa di male nei funerali. Dare l'ultimo saluto ai propri cari è una tra le cose più umane e più poetiche in assoluto. Tuttavia, ogni volta che pensavo a come sarebbe stato il mio funerale, ci sono sempre state due cose che non sopportavo. Il non poter esserci e dire le ultime cose, e il fatto di non poter consolare chi mi è caro. Oltre al fatto di non poter parteciparvi, ma questo è un altro discorso. E perciò ecco che ho deciso di scrivere le mie ultime parole, e ringrazio chiunque le stia leggendo. Non voglio lasciarvi altro che quello che ho vissuto. E visto che si tratta dell'ultima volta che ho la possibilità di dire la mia, dirò solo l'essenziale, senza cose superflue o altro. Voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni, e l'ho vissuta da semplice uomo, con i momenti di gioia e i momenti difficili, con la voglia di fare bene, riuscendoci a volte e a volte fallendo miseramente. Fin da bambino, come ben sapete, la progeria ha segnato profondamente la mia vita. Sebbene non fosse che una parte piccolissima di quello che sono, non posso negare che ha influenzato molto la mia vita quotidiana e, non ultime, le mie scelte. Non so il perché e il come me ne andrò da questo mondo. Sicuramente in molti diranno che ho perso la mia battaglia contro la malattia. Non ascoltate. Non c'è mai stata nessuna battaglia da combattere. C'è solo stata una vita da abbracciare per com'era, con le sue difficoltà, ma pur sempre splendida, pur sempre fantastica, né premio né condanna. Semplicemente un dono che mi è stato dato da Dio. Ho cercato di vivere più pienamente possibile, tuttavia ho fatto i miei sbagli, come ogni persona, come ogni peccatore. Sognavo di diventare una persona di cui si parlasse nei libri di scuola, una persona che fosse degna di essere ricordata ai posteri, una persona che, come i grandi del passato, quando la si nomina, lo si fa con reverenza. Non nego che, sebbene la mia intenzione era di essere un grande della storia per avere fatto del bene, una parte di questo desiderio era anche dovuto ad egoismo. L'egoismo di chi semplicemente vuole sentirsi di più degli altri. Ho lottato con ogni mia forza questo malsano desiderio, sapendo bene che Dio non ama chi fa le cose per sé. Ma nonostante ciò, non sempre ci sono riuscito. Mi rendo conto ora, mentre scrivo questa lettera, immaginando come sarà il mio ultimo momento nella terra, che è il più stupido desiderio che si possa avere. La gloria personale, la grandezza, la fama, altro non sono che una cosa passeggera.
L'amore che si crea nella vita, invece, è eterno, poiché Dio solo è eterno, e l'amore ci viene da Dio. Se c'è una cosa di cui non mi sono mai pentito, è quello di avere amato tante persone nella mia vita, e tanto, eppur troppo poco. Chi mi conosce sa bene che non sono un tipo a cui piaccia dare consigli, ma questa è la mia ultima occasione. Perciò ve ne prego, amici miei, amate chi vi sta intorno. Non dimenticatevi che i nostri compagni di viaggio non sono mai il mezzo ma il fine. Il mondo è buono se sappiamo dove guardare. In molte cose, come vi ho già detto, sbagliavo. Per buona parte della mia vita ho pensato che non ci fossero eventi totalmente positivi o totalmente negativi, che dipendesse da noi vederne i lati belli o i lati oscuri. Certo, è una buona filosofia di vita, ma non è tutto. Un evento può essere negativo ed esserlo totalmente. Quello che spetta a noi non è nel trovarci qualcosa di positivo, quanto piuttosto di agire sulla retta via, sopportando e, per amore degli altri, trasformare un evento negativo in uno positivo. Non si tratta di trovare i lati positivi, quanto piuttosto di crearli, ed è questo, a mio parere, la facoltà più importante che ci è stata data da Dio, la facoltà che più di tutti ci rende umani. Se vorrete ricordarmi, invece, non sprecate troppo tempo in rituali vari. Pregate, certo, ma prendete anche dei bicchieri, brindate alla mia e alla vostra salute e siate allegri. Ho sempre amato stare in compagnia e perciò è così che vorrei essere ricordato. Probabilmente però ci vorrà del tempo e se voglio veramente consolare e partire da questo mondo in modo da non farvi stare male, non posso semplicemente dirvi che il tempo curerà ogni ferita, anche perché non è vero. Perciò vi voglio parlare schiettamente del passo che io ho già compiuto e che tutti devono prima o poi compiere: la morte. Anche a solo dirne il nome, la pelle rabbrividisce. Eppure è una cosa naturale, la cosa più naturale al mondo. Se vogliamo usare un paradosso, la morte è la cosa più naturale della vita, eppure ci fa paura. È normale, non c'è niente di male. Anche Gesù ha avuto paura. È la paura dell'ignoto, perché non possiamo dire di averne avuto esperienza in passato. Pensiamo però alla morte in modo positivo. Se lei non ci fosse, probabilmente non concluderemo niente nella nostra vita, perché tanto c'è sempre un domani. La morte invece ci fa sapere che non c'è sempre un domani, che se vogliamo fare qualcosa, il momento giusto è ora. Per un cristiano, però, la morte è anche altro. Da quando Gesù è morto sulla croce, come sacrificio per tutti i nostri peccati, la morte è l'unico modo per vivere realmente. È l'unico modo per tornare finalmente alla casa del Padre. È l'unico modo per vedere finalmente il suo volto. E da cristiano ho affrontato la morte. Non volevo morire, non ero pronto per morire, ma ero preparato. L'unica cosa che mi dà malinconia è non poter esserci per vedere il mondo che cambia e che va avanti. Per il resto, però, spero di essere stato in grado, nell'ultimo mio momento, di veder la morte come la vedeva San Francesco, le cui parole mi hanno accompagnato tutta la vita. Spero di essere riuscito anch'io ad accogliere la morte come sorella morte, dalla quale nessun vivente può scappare. Se in vita sono stato degno, se avrò portato la mia croce così come mi era stato chiesto di fare, ora sono dal Creatore. Ora sono dal Dio mio, dal Dio dei miei padri, nella sua casa indistruttibile. Lui, il nostro Dio, l'unico vero Dio, è la causa prima e il fine di ogni cosa. Davanti alla morte nulla ha più senso se non Lui. Perciò, sebbene non c'è bisogno di dirlo, poiché Lui sa tutto, come ho ringraziato voi, voglio ringraziare anche Lui. Devo tutta la mia vita a Dio, ogni cosa bella. La fede mi ha accompagnato e non sarei quello che sono senza la mia fede. Lui ha cambiato la mia vita, l'ha raccolta, ne ha fatto qualcosa di straordinario e lo ha fatto nella semplicità della mia vita quotidiana. Non stancatevi mai, fratelli miei, di servire Dio e di comportarvi secondo i Suoi comandamenti, poiché nulla ha senso senza di Lui e perché ogni nostra azione verrà giudicata
e decreterà chi continuerà a vivere in eterno e chi invece dovrà morire. Non sono certo stato il più buono dei cristiani, sono stato anzi certamente un peccatore, ma ormai poco conta. Quello che conta è che ho provato a fare del mio meglio e lo rifarei. Non stancatevi mai, fratelli miei, di portare la croce che Dio ha assegnato ad ognuno e non abbiate paura di farvi aiutare nel portarla, come Gesù è stato aiutato da Giuseppe di Arimatea. E non rinunciate mai ad un rapporto pieno e confidenziale con Dio. Accettate di buon grado la sua volontà, poiché è nostro dovere, ma non siate nemmeno passivi, e fate sentire forte la vostra voce. Fate conoscere a Dio la vostra volontà, così come fece Giacobbe, che per il suo essersi dimostrato forte fu chiamato Israele, colui che lotta con Dio. Di sicuro Dio, che è madre e padre, che nella persona di Gesù ha provato ogni umana debolezza e che nello Spirito Santo vive sempre in noi, che siamo il suo tempio, apprezzerà i vostri sforzi e li terrà nel suo cuore. Ora vi lascio. Come vi ho detto, non amo i funerali quando diventano troppo lunghi, e io breve non sono stato. Sappiate che non potrei mai immaginare la mia vita senza di voi, e se mi fosse data la possibilità di scegliere, avrei scelto ancora di crescere al vostro fianco. Sono contento che domani il sole spunterà ancora. Famiglia mia, fratelli miei e amore mio, vi sono vicino, e se mi è concesso, veglierò su di voi. Vi voglio bene. Sammy, post scriptum. State tranquilli. Tutto questo è solo sonno arretrato. Cari fratelli e sorelle, sono sicuro che le parole di Sammy abbiano emozionato anche voi, e la sua profonda e vera fede è un esempio che illumina anche le nostre vite. Ma cosa succederà adesso? Sammy sarà presto beato. La Chiesa, attraverso il Dicastero delle Cause dei Santi, ricorda che per avviare il percorso di beatificazione, è necessaria una fama di santità, cioè una comune opinione secondo cui la vita di Sammy è stata integra e piena di virtù cristiane. Il primo passo sarà riconoscerlo come servo di Dio e in seguito come venerabile. Per arrivare alla beatificazione, però, si dovrà verificare un miracolo attribuito alla sua intercessione. Il vescovo Brugnotto ha sottolineato come Sammy abbia dimostrato una santità nella vita ordinaria, accompagnata da una profondità interiore straordinaria. Le testimonianze che stanno arrivando alla diocesi di Vicenza sono numerose e cariche di speranza. Il cammino è lungo, ma la luce che Sammy ha acceso nelle nostre vite non si spegnerà facilmente. Continuiamo a pregare, affidandoci alla sua intercessione e credendo fermamente che la sua testimonianza di fede continuerà a guidarci verso Dio. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi video ed entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Che Dio benedica tutti noi.